Ciao a tutti amici acquariofili, vi do il benvenuto in questo nuovo video di Filos Aquarium. Come state? Spero bene, spero che i vostri pesci siano in piena forma. Oggi, che dire, non ho avuto tanto tempo per montare un nuovo video, quindi ho deciso di sfruttare la nostra nuova GoPro. Questo perché da oggi potrete trovare sul canale anche dei video subacquei. Che dite? Allora, cosa vi racconto oggi? Vi racconto un paio di novità, perché dovete sapere che tempo fa su Instagram avevo postato un reel dove scavavo un buco. Ebbene sì, come molti di voi hanno intuito, stavo costruendo un nuovo laghetto. Per quale motivo? Perché vorrei inserire dei pesci nuovi. Fatemi sapere nei commenti che pesci secondo voi andrò a inserire in questa nuova vasca. Una vasca che approssimativamente è da 4.000 litri. 4.000 litri, più grande che potevo farlo perché lo spazio è quello che è. L'ho progettato qui nell'orto, quindi è stato un po' improvvisato. Sono 4.000 litri d'acqua adesso in avviamento. Questo perché dovete sapere che, come per l'acquario, anche il laghetto va avviato. Dopotutto è un ambiente nuovo, è un ambiente acquatico, quindi ha bisogno del tempo per sviluppare i batteri buoni, che ormai sapete bene cosa sono. Se non lo sapete, scrivetemi un commento. Quindi 4.000 litri, ovviamente non è ancora finito, però volevo tenervi aggiornati. Questo perché non vi ho fatto neanche un video sugli scavi perché ero talmente preso da un nuovo progetto che non ci ho proprio pensato. Volevo fare un video su come costruire un laghetto in giardino, ma non ci sono riuscito, mi spiace. Però mi farò perdonare poi facendovi fare un tuffo in questa vasca, ancora vuota ovviamente, che sicuramente vi piacerà. Come vedete attorno abbiamo utilizzato un telo che poi verrà nascosto, tagliato, sistemato, verrà tutto decorato come se fosse un bel giardino. E per ora è un po' così, work in progress. Piante, non piante, andrò a metterci delle piante, non lo so, dovete sapere che i pesci che andrò a inserire qua sono molto 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 particolari, anche per quanto riguarda le piante sono molto esigenti, quindi non voglio ancora spoilerarvi cosa andrò a mettere qui dentro, ma sbizzarritevi nei commenti perché sono proprio curioso di vedere se sapete, diciamo a grandi linee, cosa andrò a mettere. Vi do un piccolo indizio, è un pesce che mi piace veramente tanto, che ho da tanti anni che volevo. Impianto di filtraggio? No, però per far muovere un po' l'acqua, adesso è sera, sta tramontando il sole, però per far muovere l'acqua ho preso queste bellissime fontanelle di energia solare che poi andrò a posizionare in un modo un po' più decorativo. Ho acquistato un aereatore a energia solare che, ragazzi, è il miglior acquisto che abbia mai fatto fino ad ora, quindi poi vi farò un video a riguardo perché è tanta 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 roba. Spero che il vento non disturba l'audio del video. Comunque, bando alle ciance, tuffiamoci in questa vasca. Niente di speciale per ora, però sono sicuro che con i pesci sarà uno spettacolo da guardare. Vi terrò aggiornati con i prossimi video, ci vediamo il prossimo sabato con un video molto speciale. Questo perché se seguite il profilo Instagram potete vedere che ho fatto una cosa che è assolutamente contro natura, che però è affascinante. Quindi tenetevi aggiornati, iscrivetevi al canale se non lo siete già, cliccate la campanella per ricevere le notifiche. Un saluto a tutti, ci vediamo nel prossimo video di Filos Aquarium. Ciao!